Avete presente i Power Rangers e quei combattimenti ridicoli in cui si vede chiaramente l'omino nel costume in lattice con le fattezze del mostro? Roba che negli anni 90 era già vecchia per chi aveva familiarità con Megaloman e gli Eisenborg. Oggi parliamo del loro papà, il più potente di tutti i mostri, o Kaiju, come li chiamano nel sollevante. Godzilla! Il capostipite del genere cinematografico dai Kaiju. In questi film, degli attori con indosso dei voluminosi costumi da mostro pigliano letteralmente a calci dei plastici di città realizzati nei minimi dettagli. E deve essere evidente che i mostri siano dei pupazzoni, che dentro in realtà c'è una persona che sta muovendo braccia e gambe. È una regola del gioco. Prima di partire, però, qualche doverosa premessa. Parlerò dei film di Godzilla. Di tutti i film di Godzilla. Sono poco meno di una trentina, più vari film annessi e correlati, quindi mettetevi comodi. Andrò veloce. Spoilererò. Qualche anticipazione, vi avviso, ci sarà. È possibile che faccia un po' di confusione con nomi e titoli. Tra le versioni in giapponese, quelle in inglese e le fantasiose traduzioni in italiano è un po' un macello. I film solitamente raccontano anche le vicende degli umani coinvolti nello scontro tra i mostri di turno. Giornalisti in cerca dello scoop, esploratori su un'isola deserta, scienziati rapiti dagli alieni. Non mi soffermerò sulle loro storie. Pronti via. 1954. Ishiro Honda gira per la Toho il primo Godzilla, che è bello, e su questo non accetto obiezioni. Il film è prodotto 9 anni dopo lo scoppio delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, e in Giappone è ancora viva la paura per il nucleare. Questi sentimenti si riflettono nella pellicola, dove test atomici irradiano una creatura marina sopravvissuta all'era preistorica, il Gojirasauro. Potenziato e reso inarrestabile dalla radioattività, il mostro viene ribattezzato Gojira, tradotto in occidente come Godzilla, e inizia a devastare Tokyo. Solo una tecnologia tanto terribile come quella che l'ha generato può fermare Godzilla, l'Oxygen Destroyer del dottor Daisuke Serizawa. Un'arma in grado di distruggere gli atomi di ossigeno, di far morire qualsiasi creatura respiri. Ma lo scienziato è titubante. Se le bombe nucleari hanno causato così tanta morte, cosa mai potrà causare la sua arma? Forse una minaccia persino superiore a quella che stanno affrontando. Dopo molte esitazioni, acconsente. E Godzilla viene sconfitto, ma non senza che Serizawa compia un estremo sacrificio che impedirà un uso futuro della sua scoperta. Per quanto il film visto oggi possa sembrare datato e superato, mantiene una forte carica drammatica. Il primo Godzilla non è un film su mostrazzi che si prendono a pugni, ma sui rischi del nucleare e, più in generale, di una qualsiasi tecnologia pericolosa usata senza ritegno. Godzilla è un'aberrazione della natura, un mostro enorme, squamoso, inarrestabile, con un devastante fiato atomico e un ruggito agghiacciante. Un mostro generato dall'uso irresponsabile della scienza e dal sonno della ragione. 2 anni dopo, nel 1956, il film arriva in America, ma non nella sua versione originale. Viene aggiunto un personaggio occidentale, un giornalista che fa da narratore. È inserito nel film tramite scene aggiuntive, che vengono girate con attori orientali o con lineamenti orientali, che prendono il posto degli attori originali e che non vengono mai inquadrati in volto. In questa versione facilitata per occidentali impenitenti, il film viene ribattezzato in Godzilla, il re dei mostri, e arriva in Italia dopo qualche ulteriore rimaneggiamento. Il re dei mostri è però il titolo anche del primo sequel della pellicola, che viene girata un anno prima, nel 1955. Nel film compare il primo di una sconfinata serie di mostri che un nuovo Godzilla affronterà in futuro. Anguilas, o Anguirus, a seconda delle versioni, un anchilosauro mutato anche lui dalle radiazioni. I due devastano Osaka, ma alla fine Godzilla lo scafutta di mazzate, solo per poi essere imprigionato al Polo Nord dai militari giapponesi. Il film non è malaccio. Alcuni vogliono vedere nello scontro tra Anguilas e Godzilla una rappresentazione delle due potenze mondiali dell'epoca, l'America e la Russia. Però per me è un po' una forzatura. Balziamo al 1962. Finalmente arriva il colore, e con esso la primatura e inesorabile parabola discendente dei film di Godzilla. King Kong contro Godzilla. Da noi è diventato semplicemente il trionfo di King Kong. Si capisce subito la nuova aria che tira quando vediamo all'inizio del film i due protagonisti fare bungee jumping dal balcone con un filo ultra sottile e ultra resistente. Poi Godzilla e King Kong si incontrano e iniziano a darseli di santa ragione, finché la lucertola non ha la meglio e riesce a stendere lo scimmione. Ma King Kong è l'unico che può fermare Godzilla, quindi viene appeso a dei palloni con i fili ultra resistenti che sono stati mostrati all'inizio del film e portato in volo fino a Godzilla. Trasportano King Kong appendendolo a dei palloni. Qui King Kong viene riportato in forma grazie ai fulmini di un temporale.
perché come viene spiegato è noto a tutti che l'elettricità renda più forte King Kong e indebolisca Godzilla. E alla fine King Kong rifila a Godzilla una sbadilata di cartoni elettrici che manco Raiden in Mortal Kombat. Il film presenta diverse chiavi di lettura. King Kong è un mostro americano, mentre Godzilla è un mostro giapponese, quindi il loro scontro può essere anche visto come un conflitto interculturale, ma anche come il contrasto tra la natura selvaggia incarnata da King Kong e la distruzione delle armi nucleari incarnata da Godzilla. Ma in realtà no, è solo il peggior film di Godzilla che abbiano mai realizzato. Che zozzeria. 1964, il turno di Godzilla contro Mothra, noto anche come Watanga nel favoloso Impero dei Mostri. Il mostro che affronta Godzilla in questa pellicola è Mothra, o Mosura o Pollock a seconda delle versioni. Un mostro che era già stato protagonista di un suo film nel 1961. È una larva gigante e anche un po' schifosa, che se viene sconfitta si racchiude in un bozzolo dal quale riemerge come una maestosa e gigantesca falena. Mothra è un mostro buono, rappresenta l'evoluzione e la rinascita, un po' come una fenice. Proviene da Infant Island ed è accompagnata da una coppia di minuscole fate sacerdotesse gemelle canterine che comunicano per e con lei e che vengono dette Cosmos, Shobijin o Elias a seconda dei film. È una forza della natura e della vitalità e si contrappone a Godzilla in quanto simbolo di distruzione e corruzione. Mothra è sulle tracce di un uovo preso dagli umani e vola assieme in Giappone, dove incontra Godzilla che la sconfigge. Ma l'uovo si schiude ed emergono due larve che immobilizzano Godzilla e lo buttano in mare. Nello stesso anno esce un altro film, Ghidorah, il mostro a tre teste, un film importante per diversi motivi. Godzilla smette di essere cattivo e diventa un mostro buono protettore della Terra. Arrivano gli alieni, antagonisti ricorrenti nei film successivi. Viene introdotto un altro mostro preso da un film precedente, Rodan. È un pteranodonte gigante che viene risvegliato a causa degli scontri tra dei minatori e degli insetti giganti detti Megalodon. E per finire, in questo film viene introdotta una delle nemesi principali di Godzilla, Ghidorah, molte volte chiamato anche King Ghidorah. Rodan inizia a menarsi col nostro lucertolone radioattivo preferito. Sopraggiunge Mothra, in stato larvale, per fermarli e chiedere il loro aiuto contro una terribile minaccia proveniente dallo spazio. I due non se lo filano e Mothra affronta da solo il terribile Ghidorah, un mostro tricefalo con una coda biforcuta. Ne prende a palate prima che Godzilla e Rodan ci ripensino, corrano in suo aiuto e mettano in fuga Ghidorah. 1965. L'invasione degli astromostri, anno 2000. Mothra esce a prendere le sigarette e in casa rimangono solo Godzilla, Rodan, King Ghidorah e gli alieni. Due astronauti in rotta verso il pianeta X vengono attaccati da King Ghidorah, ma sono tratti in salvo dagli alieni xiliani. Questi propongono ai terrestri un patto. Voi ci prestate Rodan e Godzilla per sbarazzarci di Ghidorah, e noi vi regaliamo la nostra sconfinata scienza medica con la quale guarireste da tutte le malattie. Più un materasso ortopedico e un set di coltelli da cucina. I terrestri accettano, e Rodan e Godzilla vengono prelevati da degli UFO. Sì, probabilmente l'equivalente xiliano dell'UPS. A questo punto si scopre che in realtà era tutto un piano degli Xiliani per sottrarre alla Terra i suoi difensori, riprogrammarli mentalmente e mandarli assieme a King Ghidorah per conquistare il pianeta. Ma i terrestri riescono a liberare Rodan e Godzilla dal controllo alieno e i due mostroni prendono nuovamente King Ghidorah a calci nelle chiappe. 1966. John Fukuda subentra alla direzione al posto di Shiro Honda e realizza Il ritorno di Godzilla, nel quale Godzilla combatte contro un astice gigante di nome Ebira. Un astice gigante! E anche un condor. Ma soprattutto è birra. Sul finale arriva Mothra, scusandosi per il ritardo, ma il distributore all'angolo proprio non funzionava. 1967. Il figlio di Godzilla, noto anche come Il ritorno di Gorgo. A seguito di alcuni esperimenti climatici su di un'isola, gli animali raggiungono le dimensioni standard per essere corcati di mazzate da Godzilla. Delle mantidi giganti, dette Kamakuras o Gimantidi, trovano un uovo e lo rompono. Da esso esce la terrificante versione in miniatura di Godzilla, Minilla. I Kamakuras, come i bulli della scuola, picchiano il povero Minilla, che chiama in aiuto il papà. Il papà arriva e, dopo essere stato umiliato a calcetto, fa piovere sberle. Seguono scene d'amore tra padre e figlio e l'arrivo di un grosso ragnazzo, Kumonga, che viene fatto al flambé da Godzilla. Intanto arriva una bufera di neve e i Godzilli vengono ibernati. Un Godzilla
due Godzilla. Sì, ma Gorgo chi è? È un mostro di un film inglese di qualche anno prima, che nel film non viene nemmeno nominato e che non appartiene nemmeno all'universo di Godzilla. E allora perché compare nel titolo? Cosa c'entra? Niente! 1968, gli eredi di King Kong. Compaiono un macello di mostri nuovi. Gorgosauro, una sorta di tirannosauro preso da un film del 1967 in cui aveva affrontato lo stesso King Kong combattuto da Godzilla. Manda, un serpente gigante preso dal film Atragon del 1963, dove Atragon non è il nome di un mostro, ma è il nome di questo sommergibile volante con una trivella a prua. Un sommergibile volante con una trivella a prua. Baragon, un dinosauro evoluto preso da un film del 1965 in cui combatteva una creatura di Frankenstein in formato gigante. E Varan, un'iguana mutante che assieme a Baragon non combina una ceppa per tutto il film. In pratica i due vengono giusto nominati. Tutti questi mostri assieme a Godzilla, Minilla, Anguilas, Mothra, Kumonga, Rodan sono stati confinati su un'isola dove non possono fare danni. In un tripudio di déjà vu vengono rapiti dagli alieni che, grazie al controllo mentale, li costringono ad attaccare le principali città del mondo. Ma i terrestri riescono a spezzare il controllo mentale e i mostri marciano contro gli alieni, mentre Sandro Ciotti fa la radiocronaca elencando la formazione come se fosse la finale dei mondiali. Gli extraterrestri scatenano contro di loro King Ghidorah, che subisce la più umiliante batosta di tutta la sua carriera. E cosa c'entra il King Kong del titolo con questo film? Niente! 1969, la vendetta di Godzilla. Posso farcela. Ichiro è un bambino povero che viene picchiato e deriso da un bambino cattivo che si chiama Gabara. È in contatto telepatico con Minilla, che ha il suo stesso problema con un mostro che si chiama anche lui Gabara. I due si fanno coraggio a vicenda finché entrambi non trovano la forza per... No, non ce la faccio. 1971, Godzilla furia di mostri, o Godzilla furia dei mostri, o Godzilla contro Hedora, o Godzilla contro il mostro di fumo, a seconda delle versioni. Film hippie con messaggio ecologista. Un alieno, Hedora, giunge sulla Terra e inizia a nutrirsi degli scarichi industriali attraversando varie fasi evolutive. Acquisisce diverse abilità come un tocco corrosivo e la capacità di volare grazie a una propulsione a base di gas nocivi. Godzilla ha grossi problemi a sconfiggerlo, ma alla fine, grazie all'aiuto degli umani e dopo aver imparato a volare usando il suo respiro atomico, Godzilla vola grazie al suo respiro atomico. Lo annichilisce senza pietà. Dopodiché si infila una maglietta di Greenpeace e si getta contro una baleniera. 1972, Godzilla contro i giganti. Ridatemi gli alieni che vogliono conquistare la Terra, grazie. Questa volta infiltrandosi nella società sotto mentite spoglie e nascondendo la loro base in un Luna Park. Per scongiurare i loro piani, Godzilla e Anguilas fronteggiano l'onnipresente King Ghidorah e Gigan, un nuovo mostro consacrato subito come una delle principali nemesi di Godzilla. Probabilmente la più letale. Sarà la motosega circolare di serie inclusa nel petto. Memorabili le scene in cui Godzilla e Anguilas dialogano. Si sentono delle voci tradurre i loro versi. 1973, Godzilla contro Megalon ai confini della realtà. Girato in 3 settimane, perché la voglia di sbattersi era davvero tanta, e il budget ancora di più. Questa volta la civiltà cattiva non arriva dallo spazio, ma dagli oceani. Il popolo di Setopia, stanco degli esperimenti atomici che gli umani conducono negli abissi, decide di attaccare la superficie. Rapiscono il dottor Goro, inventore del robot Jet Jaguar, e riprogrammano la sua creazione per guidare Megalon, uno scarrafone mutante tanto bello a mamma mutante sua, nella distruzione della nostra civiltà. Lo scienziato si libera e ordina a Jet Jaguar di andare a chiedere l'aiuto di Godzilla. Jet Jaguar trova un fungo di Super Mario, diventa gigante e assieme a Godzilla affronta Megalon, che nel frattempo ha fatto comunella con Gigan. Alla fine, Jet Jaguar acquisisce pure l'autocoscienza. E cosa c'entra la serie televisiva americana Ai confini della realtà con questo film? Niente! 1974, Godzilla contro i robot. O Godzilla contro Mechagodzilla. Godzilla torna a quello di una volta, un grosso mostro cattivo che distrugge qualsiasi cosa si trovi sulla sua strada. Anguilas prova a fermarlo, ma gli va male. Ma cosa succede? Ce n'è un altro? In realtà il primo è un robot con le fattezze di Godzilla costruito dagli alieni di turno, Mechagodzilla, in Italia a volte tradotto come Megagodzilla. La battaglia è dura, ma alla fine il Godzilla originale, grazie all'aiuto di King Caesar, una divinità protettrice col nome e l'aspetto di un barboncino ipersviluppato, riesce a sconfiggere il robot. Mechagodzilla torna anche nel film successivo, nel 1975. Distruggete Kong, la Terra è in pericolo.
Questo è l'ultimo film diretto da Ishiro Honda, padre di Godzilla. Mechagodzilla viene recuperato e upgradato dagli alieni. Lo affiancano a Titanosauro, un mostro marino giunto anche lui ai giorni nostri dall'età della pietra, che viene controllato mentalmente. La lotta è impari e Godzilla se la vede male, soprattutto quando il Titanosauro agita la coda causando un uragano. Ma Godzilla è pur sempre Godzilla e non ci sta a farsi battere da due sue brutte copie. Proprio no. Ma cosa c'entra Kong con questo film? Niente! Ah già, è vero. Il Titanosauro è stato ribattezzato Titano Kong nella traduzione italiana. E con questo si conclude l'era di Godzilla. La prima, quella Showa. Ce ne sono tre di ere. Prima di continuare però, visto che abbiamo ancora qualche minuto, direi di analizzare in dettaglio tutti gli episodi della serie animata di Godzilla, trasmessa dal 1978 al 1981. Ma anche no. Nel 1984 inizia una nuova era per Godzilla, l'era Heisei. È un mezzo reboot. Si tiene buono giusto il primo film e si riprende la storia a 30 anni di distanza, ignorando tutte le altre pellicole. Ci sono parecchie innovazioni. Vengono abbandonate le atmosfere da film per bambini e si tende a dare un taglio più drammatico. L'aspetto di Godzilla è più feroce e tutti i film mirano a essere un pelo più realistici. Senza esagerare, però. Vengono introdotte nelle storie le altre potenze mondiali. Le radiazioni nucleari diventano la fonte di sostentamento di Godzilla e quindi le centrali atomiche sono il suo bersaglio principale. E viene istituita una task force per combattere Godzilla e gli altri mostri, dotata di armi e tecnologia all'avanguardia. Il film che inaugura questo nuovo corso è Il ritorno di Godzilla. Una crisi mondiale è sul punto di scoppiare quando America e Russia vengono ai ferri corti a causa della distruzione di un sommergibile nucleare sovietico. A questo punto il Giappone rivela al mondo che Godzilla è tornato e che è lui il responsabile dell'accaduto. America e Russia chiedono al Giappone di usare armi atomiche contro Godzilla, ma i giapponesi non ci stanno proprio a farsi esplodere delle testate nucleari in casa. Vengono invece adottate altre armi all'avanguardia, come il velivolo Super X, che riesce a dare del filo da torcere a Godzilla, prima di ricevere un palazzo in faccia. Alla fine Godzilla viene fatto cadere nel cratere di un vulcano. Il film venne distribuito in America l'anno successivo, con una versione differente e il titolo Godzilla 1985. Il montaggio viene pesantemente modificato, in particolare in una scena in cui da una nave sovietica viene inavvertitamente lanciato un missile nucleare, nonostante i tentativi dei russi di fermare il conto alla rovescia. Nella versione americana è invece un colonnello russo a far partire attivamente l'attacco. Inoltre, sia nei cinema che nella versione home video, il film viene accompagnato dal cortometraggio Bambi Meets Godzilla. Non ho capito però cosa c'entrasse quella pulce di mare mutante vista all'inizio del film. Pulce di mare mutante. 1989. Godzilla contro il Biollante. In questo film Godzilla combatte una rosa mutante ibridata con le sue stesse cellule, nella quale si è reincarnata la figlia dello scienziato pazzo di turno. Una rosa mutante ibridata con cellule di Godzilla in cui si è reincarnata l'anima di una ragazza. Biollante, Biollante, perché sei tu Biollante? Ciò che chiamiamo rosa mutante ibridata con cellule di Godzilla, con qualsiasi altro nome, avrebbe la stessa ragazzina reincarnata. 1991. Godzilla contro King Ghidorah. Grazie al cielo un cattivo degno di rispetto. I Futuriani, un drappello di viaggiatori temporali, torna indietro nel tempo sino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui incontrano il Godzillasauro, Godzilla prima che fosse esposto alle radiazioni, e lo teletrasportano nello stretto di Bering. Prima di ripartire liberano tre draghetti che si erano portati dietro, detti Dorats, che vengono irradiati al posto del Godzillasauro. Essi si fondono e diventano King Ghidorah, che nel presente inizia a devastare il Giappone. Ma il Godzillasauro era stato teletrasportato nello stesso punto dove affondò un sommergibile nucleare, il cui rilascio di scorie generò lo stesso Godzilla, la cui nascita i Futuriani volevano prevenire. Maledetti paradossi temporali. Un Godzilla alpino delle forze spacca la faccia a King Ghidorah. Beh, almeno a una delle sue tre facce. Poi ci prende gusto e va avanti a distruggere quello che trova. Per fermarlo, una Futuriana pentita torna nel futuro, prende il corpo di King Ghidorah, lo trasforma in un robot, torna nel presente. Oh santo cielo, quanto è tamarro Mecha King Ghidorah! Guarda che roba!
il film rappresenta un gran passo avanti nella qualità delle pellicole di Godzilla. Le scenografie, le riprese, gli effetti speciali sono molto migliorati e a volte si dimentica persino che si sta guardando un film di pupazzoni che si picchiano. Alla fine, Godzilla e Mecha King Ghidorah precipitano nel mare una volta per tutte. Sì. Come no? 1992. Godzilla contro Mothra. Tra Shobijin e meteoriti, Godzilla decide di lavare i panni sporchi in famiglia con la sua sorella cattiva, Batra. Godzilla decide di mettersi in mezzo e le due larve fanno pace, si trasformano in falene e lo conciano per le feste. 1993. Godzilla contro Mechagodzilla. Godzilla e Rodan si contendono un uovo che viene portato via dagli umani. Si schiude ed esce Baby Godzilla. Per la gioia del telefono azzurro decidono di usarlo come esca per attirare Godzilla usando i poteri psichici dei Godzillasauri dovuti al loro secondo cervello. Godzilla con due cervelli e i poteri psichici. Arrivano Godzilla e Fire Rodan, la digievoluzione di Rodan, e gli umani li combattono col Garauda e il Mechagodzilla realizzati con gli scarti del Mecha King Ghidorah. Garauda e Mechagodzilla si combinano formando il Super Mechagodzilla, che finalmente riesce a... no, niente. Rodan si sacrifica fornendo a Godzilla l'energia sufficiente per spappolare il robottone e riottenere l'affido del pargolo. 1994. Godzilla contro Space Godzilla. Dalle profondità dello spazio arriva Space Godzilla. Un campione organico di Godzilla, portato nello spazio da Mothra o da Biollante, incappa in un buco nero, finisce all'altro capo della galassia, si combina con una sorta di cristallo e genera così il Godzilla Swarovski. Un campione organico in un buco nero combinato con un cristallo... Non riesco nemmeno a ripeterlo. A far cornice a tutto questo abbiamo le inutili Cosmos, accompagnate dall'inutile Fairy Mothra, una versione ridotta di Mothra. L'inutile Baby Godzilla, che porca miseria è diventato il clone scemo di Baby Sinclair. E un'inutile talpa robot realizzata con i rimasugli del Mecha Godzilla, Moghera. Una talpa robot. Il robot si divide in due veicoli, uno volante e uno terrestre, ed era già comparso in passato nel film I Misteriani del 1957. 1995. Godzilla contro Destroyer. Godzilla non è più in grado di contenere le radiazioni che ha assorbito durante gli anni e rischia di esplodere da un momento all'altro. Simultaneamente vengono avvistate delle strane creature, generate dagli effetti dell'Oxygen Destroyer, utilizzato 40 anni fa contro il primo Godzilla. Per questo motivo vengono chiamati Destroyer. Si fondono in un essere che aumenta di dimensioni e bruttezza man mano che assorbe energia e decide di sfogare le sue frustrazioni attuando un approssimativo piano di ristrutturazione urbana. Baby Godzilla, tornato per l'occasione ad assumere un aspetto decente, lo affronta e muore. Papà si arrabbia, prende Destroyer, gliele canta e gliele suona, ma soprattutto gliele suona. Poi si scioglie. Le radiazioni vengono assorbite dal corpo di Baby Godzilla, che torna in vita e raccoglie l'eredità paterna. E con questa pellicola si conclude la seconda delle ere di Godzilla. Dal 1996 al 1998, la Toho realizza una trilogia dedicata a Mothra, in cui affronta diversi mostri. Des Ghidorah, una versione quadrupede di King Ghidorah, Dagara, Grand King Ghidorah e la sua versione preistorica, Cretaceous King Ghidorah. Inoltre Mothra attraversa diverse trasformazioni, portando all'estremo il tema della rinascita. Possiamo vedere Mothra, Fairy Mothra, Mothra Leo, Rainbow Mothra, Aqua Mothra, Armor Mothra, Eternal Mothra e persino la versione preistorica del suo stato larvale, Primitive Mothra. Non mancano le Shobijing e una loro controparte malvagia. Nel 1998 viene realizzata la versione americana di Godzilla, che è brutta. Godzilla senza fiato atomico, che mangia del tonno, che viene abbattuto da dei caccia. Di quel film si salva solo la colonna sonora. I giapponesi l'hanno subito, e giustamente, detestato. Non l'hanno nemmeno chiamato Godzilla, ma hanno usato altri nomi. Zilla, perché gli manca il God, che in inglese vuol dire Dio. Oppure Gino, acronimo di Godzilla in name only, Godzilla solo nel nome. Oppure Notzilla, oppure Frauzilla. Passiamo ora alla serie animata del Godzilla americano, trasmessa dal 1998 al 2000. Ma anche no. Quello americano è stato talmente brutto da spingere i giapponesi a riprendere a fare film su Godzilla, dando il via alla nuova era, la Millennium. In questa era i film sono quasi tutti slegati tra loro e si rifanno direttamente al primo film. È il 1999 e arriva Godzilla 2000, Millennium. Un Godzilla dall'aspetto
robotto cattivissimo combatte i millenniani e il loro UFO. Ma sembra l'astronave di Navigator! L'UFO si trasforma in un mostro gigante di nome Ogra. Ogra cerca di ingoiare Godzilla, ma fa indigestione. Il film ripropone alcune scene del Godzilla americano, come il faccia a faccia e l'inseguimento nel tunnel, l'orma gigante, l'attacco aereo e l'incontro ravvicinato con Godzilla. Per la serie vi facciamo vedere noi giapponesi come si fa un vero film su Godzilla. Viene utilizzata anche un pizzico di grafica al computer, giusto per dimostrare che se vogliono anche loro sanno utilizzarla. Anno 2000, Godzilla contro Megaguirus. Per sconfiggere Godzilla i giapponesi realizzano un satellite in grado di generare micro buchi neri. Durante i test preliminari si genera un varco spazio-temporale ed esce una libellula preistorica che depone delle uova. Queste si schiudono, generando numerosi Meganulon, gli stessi mostri combattuti da Rodan nel suo film del 1965. I Megaludon passano dallo stato larvale a quello di libellula, Meganula, e un loro sciame attacca Godzilla, succhiandogli energie che trasferiscono nel bozzolo della loro regina, Megavirus. I due mostri se le danno di santa ragione, finché Godzilla non trionfa, e gli umani, per liberarsi di lui, gli sparano un mini buco nero in faccia. Bombardano Godzilla con un buco nero! 2001. Godzilla, Mothra e King Ghidorah. Giant Monster All Out Attack. Godzilla è ormai inarrestabile. E solo il risveglio di tre mostri guardiani, profetizzato da un antico testo, potrà impedirgli di distruggere il Giappone. Contro di lui si muovono quindi Paragon, Mothra e King Ghidorah. King Ghidorah? Come King Ghidorah? Ma è uno dei cattivi, King Ghidorah! 2002. Godzilla contro Mechagodzilla. Di nuovo. Per fronteggiare l'arrivo di un nuovo Godzilla, il Giappone realizza una versione cibernetica, innestandovi del materiale proveniente dalla colonna vertebrale del Godzilla originale, quello del primo film. Nasce così il nuovo Mechagodzilla, che viene soprannominato Kiryu. Ma avendo al suo interno parte di Godzilla, possiede anche il suo istinto distruttivo, e durante il primo scontro i suoi ricordi ancestrali si risvegliano e lui comincia a fare danni. Alla fine è solo tramite un controllo manuale del robot che gli umani riescono a battere... No, è Godzilla che riesce a sconfiggere la sua nemesi nonostante... No, in realtà alla fine pari è patta e ognuno se ne va per la sua strada. Nel 2003 viene realizzato un seguito. Godzilla contro Mothra contro Mechagodzilla, Tokyo SOS. Detto anche Godzilla Tokyo SOS. Il Giappone rimette in sesto Mechagodzilla, ma Mothra dice che non è una buona idea. Il film segue la trama del primo Godzilla contro Mothra, con in più un Mechagodzilla che dà man forte alla falena gigante. Compare inoltre, anche se solo in forma di cadavere, Kamebas, una tartaruga gigante comparsa nel film Space Ameba del 1970. Alla fine muoiono tutti, tranne due larve di Mothra. E infine nel 2004, per celebrare il cinquantennale del primo film di Godzilla, viene realizzato Godzilla Final Wars, che è bellissimo. L'Earth Defense Force, grazie alla sua flotta di navi volanti e ai suoi soldati mutanti, ha sbaragliato i mostri, portando finalmente a un periodo di pace sulla Terra. Ma gli Xiliani, grazie al classico controllo mentale, riescono a scatenare tutti i mostri contro i terrestri. Agli umani non rimane che liberare Godzilla, precedentemente imprigionato al Polo Sud, per combatterli tutti. E sconfiggerli. Sono presenti tonnellate di citazioni, sia ai precedenti film di Godzilla, ma non solo, nonché un numero esorbitante di mostrazzi. Oltre a Godzilla ci sono Manda, Rodan, Angilas, King Caesar, Kamakuras, Kumonga, Minilla, Ebira, Gigan, Mothra, un altro Gigan, il Godzilla americano, Hedorah e il mostro X, che mutrà poi in Kaiser Ghidorah, una versione di Ghidorah molto simile a Des Ghidorah del film di Mothra. Quasi tutti i mostri vengono presi a calci da Godzilla e da un gruppo di umani a bordo del Gotengo, capitanati da Super Mario. Il film raggiunge vette di tamarraggine inusitata. E questo è tutto. O almeno lo sarebbe se nel 2012 non fosse previsto un nuovo Godzilla americano. Che visti i precedenti se ne sentiva proprio il bisogno, eh? Ora, facendo un attimo due conti, io mi son visto 29 film di Godzilla, compreso quello americano, la versione americana del primo film, Rodan, 4 film su Mothra, Atragon e i Misteriani. Fanno 37 film per un totale di 3.540 minuti, ossia 59 ore. Cioè, ho speso 2 giorni e mezzo della mia vita a vedere film di mostri che si cartellano? Ok,
Ok, ho un problema. Ma per fortuna so dove trovare aiuto. È finito. E ora? Forse ho bisogno di un altro tipo d'aiuto. Vi ho mai parlato di Gamera?